ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È un video specialissimo perché ho deciso di accettare la sfida che in tantissime mi avete richiesto, ovvero di fare un video cosa mangio dedicato tutto al cibo di un unico colore. Quindi oggi mangerò cibo di un unico colore che voi avete scelto, perché vi ho fatto votare su Instagram il colore e ha vinto. Devo dire che se la son giocata, tipo il giallo, il nero, il blu, alla fine ha vinto il giallo. E come potete notare anche dal mio outfit, sono tutta gialla, anche il mio ombretto è giallo. Poi meravigliosi gioielli Carlita Jewelry, vedete, oro, quindi giallo, che potete trovare ovviamente su caritashop.com. vedete la collana, completo con il bracciale, medagline e gli orecchini cerchi. E poi mi sono messa questa fantastica giacca che l'avevo comprata da Bershka, se non erro. Sì, dovrebbe essere, oh mio Dio, non mi ricordo bene. Comunque sì, o Bershka o H&M. Comunque adesso vado in missione, quindi andrò al supermercato a comprare solo cibo giallo. Mi raccomando, lasciate tanti pollici in su se vi piacciono questi video e fatemi sapere nei commenti quale altro colore vorreste. Suppongo il nero, perché su Instagram il nero, il viola e anche il rosa erano piaciuti un sacco e avevano avuto un sacco di voti. Quindi magari, se vi piacerà, farò quello. Ho già che hanno fatto questo video un sacco di youtuber, quindi un video proprio di moda, quindi ora mi sento proprio oggi una vera youtuber di moda fashion. E ho deciso di farlo proprio perché, innanzitutto perché è molto divertente, molto carino, secondo perché si mangia, e quando si mangia, lo sapete, io non mi tiro mai indietro, e poi perché ogni tanto è carino e simpatico anche fare questi video sfiziosi, un po' tipo un vlog. Mi sto facendo un vlog, un mukbang, cosa mangio, quindi andiamo. Se volete guardare un video davvero di contenuto, guardate il mio ultimo video, che è un video in cui vi ho pubblicato tutte le mie ricette per idee di colazioni, merende e dessert sani per stare in forma. Vi ho dato un sacco di consigli, ve lo metto qui nelle schede o qui da qualche parte, quindi guardate il video, guardate tutti i miei video, perché io faccio un po' video un po' più serie, un po' di contenuto e un po' video anche divertenti, insomma, così per intrattenerci. Quindi spero che vi faccia piacere, spero di accontentare un po' entrambi le tipologie di persone che richiedono entrambi i video. Ma bando le ciance, iniziamo subito. Vado in missione al supermercato. Questo è il mio outfit, ho messo un pantalone molto comodo, scarpette e questa giacca gialla, giallo senape. C'è anche un bel sole, giallo anche lui, giallo. Ragazzi, ho preparato anche un altro po' di outfit da cambiare magari in giornata, tipo questo golfino di Stradivarius molto carino giallo, questa maglia là d'oro la comprai da H&M, le spalle scoperte, e questa giacca che è troppo carina, è di Zara, l'ho comprata qualche anno fa, però è bellissima, proprio gialla, quindi dopo casomai mi cambierò. Ragazzi, ho trovato una cosa giallissima e che amo, la maionese, quindi adesso avrò la scusa per mangiarla. Però io avrei voluto prendere questa che è magra, ma alla fine non è giallo ma è beciolino bianco, quindi mi sacrificherò alla grande e prenderò questa che ho visto è giallissima, quindi è la classica, anche il tubetto dietro è giallo e immagino che sia piena di uova e di colesterolo, quindi va bene. Ho preso anche il mais, i piatti, i bicchieri, procediamo. Solo cose gialle, solo giallo per me. Quanto bel giallo, io vorrei prendere queste qua ovviamente perché sono integrali di farro, lo sapete, ma prenderò queste e mi sacrificherò perché mi sembrano molto più gialle e quindi sì, bisogna farlo. Se ho trovato una cosa, le zucchine gialle, cioè non posso non prenderle, dai, ci vogliono per forza. Sono per caso capitata davanti ai grisby e voi sapete il mio amore per i grisby, vorrei tanto prendere questi ma ci sono questi con crema al limone e spero che siano, però dalla foto sembrano gialli, quindi mi toccano. Ragazzi, farò l'assaggio per voi. Nel frattempo ho preso anche la torta al limone, spero che già sia fatta questa torta, è giallissima, quindi wow. Sono qui davanti ai sughi e sto disperatamente cercando qualcosa di giallo per condire le tagliatelle, ma vi giuro che c'è di tutti i colori tranne giallo, neanche i pomodorini gialli ho trovato al reparto ortofrutticolo, e adesso qua c'è di tutti i colori ma non c'è giallo, quindi resta un'incognita come farò le tagliatelle. Guardate, c'è verde, c'è perfino rosa, c'è arancione, c'è rosso, c'è bianco, c'è lilla, cioè c'è davvero tutti i colori ma non c'è nulla di giallo, oh mio Dio, cioè c'è anche color melanzana, guardate questo com'è bello, ma non è giallo, comunque arancio.
quindi non so davvero, oddio quanto vorrei chiedervi un aiuto, ma non so davvero come cavolo fare questa pasta. Questo è anche arancione, questo forse, ma non è giallo, comunque è bianchino, quindi non so se potrebbe andare bene, penso di no comunque. E quindi non so, sarà un'incognita come fare le tagliatelle. Che ho vergogna, sto andando a pagare e non so cosa penserà la ragazza alla cassa nel vedere solo cose gialle sulla, insomma, sulla cassa. Ma quante belle cose ho comprato, tutto giallo ovviamente. Alla fine ho preso anche questi, i noodles pollo e curry gialli e i lupini, cose buone gialle, amore. Indovina che colore è qua? Questo è una cosa, amore, eccoli qua. E questo formaggio, amore, questo è un formaggio allo zafferano, no vabbè, epic. La tisana allo zafferano, le banane, sì, i limoni, no, falle a spicchietti così. Poi c'è la Fanta, che questa è gialla arancione, però insomma ci sta ancora. Le zucchine gialle, non vedo l'ora di assaggiare tutto. Amore, vatti, non mi fa perdere tempo. Dopo poi lo devo montare, devo tagliare tutta questa scimmia. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, sono tornata a casa, ma non sapete l'imbarazzo, ce l'ho vestita tutta gialla alla cassa con solo cose gialle, mi guardavano tutti malissimo, pensavo che fossi tipo una psicopatica, vabbè. Comunque, iniziamo da cosa iniziamo, abbiamo anche il limone che è giallo, le patatine gialle, questo che è una cosa tipo per i bimbi alla banana, giallo, le zucchine gialle, i noodles gialli, vabbè, cosa mangiamo? Che io ho fame. E cosa si inizia? Vabbè, siamo dalle patatine. Oh, la cosa più invitante. Mettiamo il piatto, giallo. Cioè, questa potrebbe essere uno studio su questa cosa, tipo una psicosi. Mangiare solo cose gialle. Ma però c'è un sacco questo qua. Le pai sono buonissime. Ah! Maionese! Ho la scusa di poterla mangiare, visto che di solito non la compro mai. Ecco qua le patatine con la maionese. Miniatura. Ragazze, adoro. La Fanta, sì. Lemon. Stava cadendo. Con la canuccia gialla. E trucco giallo. Mi fa schifo. È strana questa Fanta. Con queste patatine con la maionese sono troppo buone. Assaggiare. Adesso formaggio. Vediamo la scadenza, non è che era scaduto. Comunque il formaggio allo zafferano, chissà come in faccia, come puzza, è stranissimo. Assaggiare formaggio giallo. C'è anche il pepe. Pepe! È buono! Adesso sapete cosa faccio? Un po' di maionese sopra! No, maionese sul formaggio, guardate!
Buonissimo. Prendo anche due gallette. Ecco, devo dire che questo cibo giallo è buonissimo. Inizialmente pensavo, oddio, cosa è giallo? Invece sono tutte cose buonissime. Dopo facciamo anche le tagliatelle, amore. La galletta con la maionese, direi parola d'ordine di questo mukbang giallo è la maionese. Buonissimo. Oddio, spero di non tagliarmi. Chissà se ci sono persone che hanno veramente questa psicosi di mangiare davvero cose di un unico colore. Perché è davvero difficile. Nel senso che tipo il sugo non c'è nulla di giallo. Quindi, cioè, le tagliatelle non so come condirle. Questo formaggio è molto buono. Con la maionese. La galletta. Adesso assaggerò le zucchine gialle. Avete mai sentito parlare delle zucchine gialle di Puglia? È la prima volta che le sento. Migliori. Cioè, è veramente gialla questa zucchina, non so se riuscite a vedere. È davvero gialla, sembra più un peperone. Beh, ne prendo solo due perché non so come possano essere. Sembra più una zucchina inacidita, però non sono male, con la fame tutto è buono. Apriamo pure questi. Questi sono mais chips. Sono buonissimi. Ah, sono i cosi, la nachos. Buonissimi. Qua ci vorrebbe un po' di ketchup. Però il ketchup è rosso, alcuni no. Ci vorrebbe il ketchup giallo. C'è pubblico parlante come la Maria De Filippi. Adesso andate via. Che altro posso mangiare? Allora, limone sale sopra, limone. È buonissimo. Voi, amore? Voi? Vogliamo le patatine? No, le patatine no. Sì. Com'è buono. Mi piace rimanere così, eh? Ah! È asprissimo questo limone. Adesso, per terminare questo pasto, assaggerò i grisbi al limone. Quelli al cioccolato secondo me erano più buoni, però vabbè. Sì! Sono gialli! Buon profumo. Questi sono buoni. Limone, Mario, questi sono buoni.
Forse sono più buoni, sono quasi più buoni quelli a cioccolato, cioè, sembra tipo cioccolato bianco. Che sa tipo di crema. E poi io l'ho sempre chiamato Bisbee, ma in realtà sulla scatola c'è l'accento sulla I. Quindi si chiamerebbero Bisbee. Ma no. Preparando queste fantastiche tagliatelle all'uovo, molto molto interessante. In verità ci sarebbe stato bene un sughetto tipo di bolognese, insomma macinato, però no, dobbiamo farli gialli, quindi metteremo un po' di zafferano nell'acqua di cottura per intensificare il giallo e qualche pomodorino giallo che purtroppo non ho trovato, quindi praticamente li faremo in bianco con l'olio. Per dessert mangeremo la torta al limone con ripieno di crema al limone, che era la prima volta che la vedevo, e della Coop, è molto molto invitante. Quindi dopo la mangiamo, vediamo un po' com'è. Che bella, è bellissima, amore, non vedo l'ora di assaggiarla. Sì, c'è anche un cuore ed è piena di marmellata, mi attira moltissimo, senza olio di palma tra l'altro. Wow. Se faremo anche questi qua, i noodles pollo e curry, che immagino siano gialli. Adesso non mi ricordo come si cuoce, si versa l'acqua bollente, ok, si va a riposare 4 minuti, vediamo. Mi sono fatta questo fantastico codino giallo ovviamente e voglio assaggiare queste qua, le dietorelle alla stevia. Speriamo siano buone, sono senza zucchero, sono nelle bustine, sono tutte gialle, ci sono tutte bustine dentro. Vedo l'ora di assaggiare, andiamo. Sono pazzesca. Perché le hanno messe nelle buste singole? Tanto io adesso mi finirò tutta la busta. Oh, ti fa fare la faccia. Sì, adoro. Adoro le bambine. Amore, ho fatto un panino di caramelle. No. Guarda. Adesso Scappoglia. Per merenda una banana. Merenda con banana e questo gusto banana. E questo succo, no, cioè non è un succo, è alla banana, anche questo, vabbè, tipo uno yogurt alla banana, tipo yogurt da bere. Questo serve a me, aspetta. Che buono! Assaggiare, amore? Sì. Ottimo questa merenda. La merenda con banana e yogurt da bere, ottima, tutto giallo. E anche le caramelle, come potete vedere, sono gradite e penso ne andrò a comprare altri 10 pacchi, sono buonissime. Soprattutto sono senza zucchero. Dopo, per prima di andare a dormire, farò questa qua, zenzero e limone, che appunto è gialla, perché io adoro lo zenzero e fa anche digerire. Per la cena io ho preparato i noodles pollo e curry, poi le tagliatelle all'uovo con lo zafferano, poi ho ancora un po' di limone, ho ancora un po' di formaggio, ho ancora il mais, ho ancora i lupini, tutto rigorosamente giallo, e per dessert la torta al limone. Allora assaggiamo, sono curiosa di provare questi qua, i noodles. Io non li mangio mai questi qua, sono comunque pieni di schifezze, però vabbè, mi sacrifico. Dovrebbe esserci anche il pollo, ma vi giuro che non lo vedo. E poi la cosa strana, non so, ditemi voi che magari se li mangiate spesso, sono così, cioè sono spezzettati. Ma aspettavo che fossero tipo dei spaghetti lunghi come quando vai al ristorante giapponese, invece no, sono praticamente tutti pezzettini di spaghetti. Ma quindi questa cosa mi ha un po' deluso, oltre al fatto che non c'è praticamente ombra di pollo. Buone. Secondo me se aggiungo un altro po' di curry diventano ancora più buoni. Buoni. Adesso assaggio un po' di tagliatelle.
Diciamo che queste tagliatelle fatte così, oh mio Dio, fanno un po' schifo, ragazzi, ci ho messo lo zafferano, ma ovviamente non si riesce a sciogliere perché sono secche. Però vabbè. Cerco di trovare il lato positivo. La cosa positiva è che senti molto il sapore della pasta, quindi perché comunque non c'è condimento eccetera, quindi si sente molto. Tocco di limone questo qua, mi piace un sacco il limone, cioè il limone è la cosa gialla che io preferisco di più. E infatti io bevo comunque sempre acqua e limone, quindi adoro, super rinfrescante. È buonissimo. Che questi sono buoni e sono molto proteici. Ma cosa sapete? Che i lupini in realtà sono dei legumi. La cosa pazzesca è questa, che molto spesso si pensa che siano dei carboidrati. Si contengono anche una piccolissima parte di carboidrati, però sono principalmente ricchi di proteine. Infatti sono consigliati soprattutto per i vegani, quindi ragazze vegane, penso che già lo sapete sicuramente, integrate con i lupini perché sono ottimi, sono ricchi di proteine, poi sono molto sfiziosi da mangiare come apericena, come merenda. Scusate, non avevo considerato che praticamente tutte le cose gialle sono stranamente, non so se ci avete fatto caso, a parte il formaggio, penso che il resto siano tutti carboidrati. Cioè, non è stata previsionata questa cosa perché sono andata al supermercato e ho comprato quello che ho trovato, cioè la qualunque. Però stranamente il giallo è praticamente il carboidrato, cioè il mais, la pasta, vabbè, questi sono anche proteici, le patatine, la banana, le gallette di mais, tutto quello che ho mangiato. E anche ad esempio mi era venuto in mente, dopo mi sono ricordata che avrei potuto prendere anche il gelato, tipo un gelato, però non a limone perché il gusto limone alla fine è bianco, quindi no. Però avrei potuto prendere un gusto tipo zabaglione, oppure un gusto banana, quelli proprio gialli che poi alla fine sono ricchi di coloranti, quindi vabbè. Però adesso mi mangio il mais, che è un'altra cosa che io amo tantissimo. Io amo anche la spiga, però purtroppo non l'ho trovata. Sono andata anche a cercarla, ma non è periodo purtroppo di spiga, perché non so da voi, ma da noi le fanno proprio d'estate, quindi è impossibile trovarla. Il mais lo amo, raga. Cioè a me, non so voi, ma io amo mangiarlo proprio così. Poi lo faccio anche tipo in padella, con metto la sottiletta e un po' di prosciutto cotto, però ne mangio sempre un po' così, anche quando lo cucino, perché sembra proprio di mangiare la spiga. Quando lo mangiate così, anche con un po' di sale, sembra tantissimo la spiga, perché è proprio naturale. Ovviamente penso che mangerò tutto il baratto, perché lo adoro. Fatemi sapere voi di questi cibi gialli se c'è qualcosa che proprio amate e qualcosa che proprio odiate, perché io per esempio mi rendo conto che rispetto a tante altre persone, oh mio Dio, c'è una farfallina, non voglio ucciderti, però non andare nel mio cibo. Ci sono tante persone che a differenza mia non amano proprio tutti i cibi. Ci sono tante cose che non riescono a mangiarle. Io invece ho un palato molto molto semplice, cioè mi piace un po' tutto. È difficile trovare qualcosa che proprio non mi piaccia, quindi diciamo che mi adatto, o almeno comunque ci provo ad assaggiarlo. Invece ci sono tante persone che magari non so, ad esempio c'è anche chi il mais non piace. Oh mio Dio, questo è proprio imprevisto.
visto in diretta. Amore, la farfalla si è posata sulle mie mani. E questa è fortuna. È fortuna? Voglio solo che non vada nel mio cibo. No, non la voglio uccidere, però scusa, ha fame forse, amore. Quante ore vivono le farfalle? Cioè, raga, c'ho la farfalla in mano. No, vabbè. Vuole stare su YouTube? Va bene, raga. Oh mio Dio. Amore, salviamola, buttiamola fuori. Amore! Vedete le lotte per prendere la farfalla. Amore, buttala fuori, falla volare. Vai, non la uccidere, ma fai presto, manca l'aria. Da pubblico. Eccoci qui finalmente per la nostra, il nostro dessert pre-nanna. Ho tagliato la torta che, ragazzi, vi giuro è super super invitante. Dentro c'è tipo una marmellata, ripieno di crema e limone, che a me sembra tipo una marmellata, molto molto invitante. E poi ho fatto la tisana di zenzero e limone ad oro. Ho messo anche un pezzetto di limone, come potete vedere. Quindi questa è la nostra merenda, la torta e la tisana. L'ultima parte del video la facciamo da qua, mangiando sempre giallo. È molto buona. Io penso che, vabbè, finirà quella torta. Molto buona, delicata, buona. La tisana, lo zenzero e il limone. Altrettanto buona, forse un po' troppo zenzerosa, però buona. Mettendo un po' di limone in più, molto molto gradevole. E no, poi Pupi è molto digestiva. C'è anche Pupi che vuole rubare la nostra torta. Quindi ragazzi, io vi saluto così. Spero che questo video vi sia piaciuto. C'ho ancora il codino giallo. Lasciatemi tanti like e fatemi sapere nei commenti quale altro video vorreste vedere. Ciao! Oh, com'è stato schioccoso questo bacio. Ciao ciao! Ciao! Buonanotte!